Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, eccoci qui, prontissimi, è venuto a trovarci Briga. Buongiorno a tutti. Benvenuto, ciao. Benvenuto nella nostra casa qui di Radio Bruno. Allora, subito voglio sapere come stai, anche perché questo è il grande giorno. Hai dormito? Sei tranquillo? Allora, no? ieri mattina mi sono svegliato alle 5:30 da solo. Ah, così? Così, in preda, non so, penso all'ansia o all'emozione, insomma, una commistione di cose che non sono riuscito bene a valutare. Però la stanchezza non l'ho sentita. Stamattina ho messo una sveglia normale, sono andato a letto un po' prima, sono riuscito a dormire. E meno male, perché oggi appunto c'è questo esordio sanremese per me, questo ecco. Battesimo all'Ariston. No, sono molto felice. Sono molto felice perché, insomma, poi l'Ariston è un luogo di culto della musica italiana. È un luogo che racchiude in sé tutta la storia, insomma, della nostra arte in generale, quindi sono emozionato, felice, e poi ho il grande onore di essere, diciamo, il cavaliere di una diva della musica italiana, che è Patti Pravo, e tutto questo insieme di cose non ho ancora bene realizzato che oggi il ci saranno questi quattro minuti l'esordio. Fantastici di esordio. Senti, appunto, sarai con una grande artista sul palco e certo tanta emozione, ma lei che consigli ti ha dato? Anche perché lei è al 10° Festival di Sanremo, quindi insomma ti sosterrà, ti supporterà. Lei non è una che, cioè perlomeno con me, non mi è capitato di insomma di farmi dare tanti consigli, perché lei, secondo me, nella sua testa, se mi ha scelto, mi reputa all'altezza, certo, di stare vicino a lei, quindi non è che mi deve controllare quello che faccio. Diciamo, ogni tanto se la prende un po' per certe cose che faccio, tipo, magari mi bacchetta se prendo il caffè prima di cantare o di fare le prove, però insomma ci divertiamo molto. Lei chiaramente appartiene ad un'impostazione molto differente da quella che ho, da quella che io non ho ricevuto, perché io sono un autodidatta, lei insomma ha studiato musica, veniamo da due universi paralleli a livello di formazione, quindi è una che fa tanto riscaldamento prima di cantare, si mette lì con il testo, sottolinea le parole, le evidenzia. Io vado un po' così, un po' freak. Come va? Ma sì, quindi ti lasci trasportare un po' dalle emozioni. Senti, sì, però io voglio sapere tutto. Mi dici quando ti ha chiamato, perché ti voleva con lei sul palco? Voglio sapere che cosa hai pensato in quel momento. Allora, la storia ufficiale è che lei ha detto, ma stava cercando un bel ragazzo con cui cantare, ha detto vabbè, allora ho scelto bene, guarda quel pezzo di Manzo di Briga, ecco, cantiamo con Briga. Io sono sceso come un deus ex machina al suo cospetto e ho detto, vedi, forse facciamo una coppia bella. No, però insomma lei si è guardata intorno e penso mi abbia diciamo individuato come il candidato più plausibile per cantare con lei, anche perché la canzone diciamo ha delle dinamiche che variano, ci sono delle parti cantate, delle parti un po' più basse, no? Dove devi andare magari sulle strofe con la voce bassa, io c'ho il vocione, no? E poi sul ritornello andiamo alti, poi c'è la parte rappata, quindi io insomma sono in grado un po' di gestirmela su tutte queste caratteristiche. Un po' come la vita. Un po' come la vita, che non la so gestire per niente, però una canzone dopo 10 anni che canto dovrei essere in grado, quindi a parte l'emozione che gioca a brutti scherzi, però insomma mi è arrivato questo brano e io ho subito capito che si trattava di un brano comunque molto profondo, molto elegante. E io adatto a te. Perché lei ha pensato subito quello? Lei, no? Un brano lei lo ha pensato, questo poi me l'ha detto. E io quando ho ascoltato questo brano ho capito subito queste cose, sono ritornato in studio. Hai cambiato qualcosa? Ho cambiato qualcosa, ho cercato di metterci del mio, perché io sono comunque un autore, ci tengo tantissimo, sono gelosissimo di quello che canto e non mi è praticamente quasi mai capitato nella mia vita di dover cantare parole di altri, tranne in rarissime occasioni come, non so, a Roma Capoccia con Antonello Venditti o... Insomma, queste sono, certo, cose straordinarie che pur di farlo io proprio non, cioè, per me è stata una cosa pazzesca cantare con Antonello, quindi
però insomma è capitato molte poche volte, quindi ho rielaborato delle parti, ne ho riscritte altre, come per esempio il reppato alla fine, che c'è un'accelerazione, tua. L'ho fatta mia, l'ho interpretata e cantata a modo mio, quindi ho creato dei presupposti che potessero anche mettermi a mio agio all'interno della canzone. Ma sei scaramantico? Una domanda così a caso? Non ne parlavamo prima della diretta. Io non sono scaramantico perché, diciamo, sono più uno di quelli che cerca la concentrazione e lascio la scaramanzia a chi la, insomma, se la porta appresso più di me. No, io guardo il Pizzi, che è un mio amico che mi accompagna, lo guardo. Quindi te lo porti anche sul palco? Me lo porto appresso, prima gli do un'occhiata, vedo se va tutto a posto e poi salgo. Quindi tipo sarà dietro le quinte a guardarti da lontano. Quinte, sì. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.